Il PUMS è un progetto ambizioso di lungo termine, ha un orizzonte decennale che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini in termini di salute, di inquinamento atmosferico, di sicurezza stradale. Tutti questi obiettivi vanno monitorati, vanno prima di tutto quantificati per fotografare lo stato dell'arte, lo stato della situazione attuale, con un insieme di indicatori quantitativi che ne fotografano i singoli aspetti. L'evoluzione che il piano dovrà testimoniare e seguire è un'evoluzione costante e estremamente a passi brevi, quindi il monitoraggio tramite questi dati deve essere continuativo e la qualità del dato deve essere tale da poter avere una fotografia affidabile. Il nostro obiettivo quindi è poter affiancare gli obiettivi, le strategie, le idee che verranno messe in campo con un loro monitoraggio continuativo in base ai 38 indicatori che sono il punto fondamentale di riferimento per capire se arriviamo effettivamente a raggiungere questi obiettivi. I più recenti dati dell'Istat riguardanti l'incidentalità stradale testimoniano il fatto che si sta ampliando la distanza che c'è tra l'incidentalità attesa e programmata dai programmi europei con quella effettivamente misurata su strada. Tra le cause che determinano questo divario c'è senza dubbio l'uso improprio delle tecnologie sia a bordo dei veicoli sia nell'uso quotidiano di pedoni e ciclisti che in qualche modo distraggono gli utenti della strada e questo a svantaggio senza dubbio delle categorie più deboli che i dati testimoniano che due terzi degli incidenti mortali riguardano per l'appunto pedoni e ciclisti. Uno degli obiettivi dei piani urbani della mobilità sostenibile quello di accrescere la sicurezza degli utenti e questo deve essere fatto soprattutto con particolare riferimento proprio alle utenze vulnerabili. Per perseguire le finalità del PUMS, a mio avviso, è necessario ripartire da un'attività di riprogettazione e di adeguamento delle infrastrutture, in particolare dei punti a maggiore conflittualità nell'ambito urbano dove si registrano i tre quarti della incidentalità complessiva. Il piano urbano di mobilità sostenibile è un piano strategico di lungo periodo che cerca di costruire una visione in genere su un arco di tempo decennale ed è fondamentalmente incentrato, secondo le linee guida europee, sul perseguire e migliorare la vivibilità e la qualità della vita delle città e degli ambiti urbani in Italia e in Europa. Quindi è focalizzato sui trasporti, ma l'obiettivo è migliorare l'accessibilità, ridurre gli impatti ambientali, garantire l'inclusione sociale e un efficiente sistema di trasporti per le imprese e per lo spostamento delle merci. L'obiettivo viene perseguito agendo sui trasporti e in particolare privilegiando quelle forme di mobilità che hanno minori impatti ambientali e sociali e quindi in primo luogo la mobilità non motorizzata, il trasporto pubblico locale e il rinnovo del parco veicolare verso mezzi meno impattanti.